7 anni che i venariesi combattono contro la terra dei fuochi, i fumi che dal campo dell'aeroporto arrivano alle finestre dei nostri cittadini. Questa amministrazione che cosa sta facendo? Allora, in coordinamento con la prefettura, questa amministrazione sta cercando in tutti i modi di bloccare questo fenomeno che assolutamente è illegale, nel senso che comporta tutta una serie di problemi per la salute pubblica e quindi non può assolutamente essere tollerato, non con queste, non in questa misura. Quindi con le istituzioni preposte a far sì che questo non avvenga, la collaborazione è massima. So che il sindaco ha avuto non molto tempo fa un incontro in prefettura appunto per definire la questione e la collaborazione da parte nostra è ovviamente massima. Ci sono stati dei controlli dell'aria? Allora, in questo momento io non lo so, nel senso che in un mese e mezzo che sono qui in comune non ho avuto indicazione di questo, però è sicuramente uno degli aspetti che controllerò, anche perché la questione dell'inquinamento dell'aria è in questi giorni più che mai assolutamente alla nostra attenzione. Giusto ieri abbiamo avuto un incontro in provincia per discutere tutta una serie di aspetti legati all'inquinamento dell'aria e quindi sicuramente uno dei temi più delicati sui quali stiamo lavorando. Siamo con il presidente Dario Picatti, presidente del Comitato Codici, un comitato spontaneo che nasce per raccogliere firme contro i fumi nocivi che arrivano da strada dell'aeroporto Campo Nomadi. Presidente. Buongiorno. Allora, come ha detto, mi hanno detto, io sono presidente del Comitato Codici, è un comitato spontaneo che è nato successivamente a un problema che ci interessa molto da vicino, soprattutto qua in sala dell'aeroporto, che sono i fumi che vengono erogati, cioè non vengono erogati, ci perseguitano quotidianamente e sono quei fumi provocati dai fuochi che provengono dai campi dei Rom. Questo problema purtroppo non è radicato soltanto nel campo di strada dell'aeroporto, ma è un problema generale che lo ritroviamo in tutta la, diciamo, la fascia di Torino, lì dove sono presenti campi Rom autorizzati e non autorizzati e che tutti quanti quotidianamente, prendendo anche una casa via Giammagnano, molto vicino a quello che è stato l'aeroporto, incendiano qualsiasi cosa, soprattutto gomma, plastica, cavi di rame, cioè la plastica del rame che raccolgono, che purtroppo a volte rubano, per produrre il rame pulito e rivendere. Questo è un problema molto radicato che ha origine da decenni ed è difficile da affrontare. Che cosa è stato fatto per contrastare questa terra dei fuochi? Purtroppo poco. Io conduco questa battaglia insieme a molte altre persone ormai da decenni e da diverse amministrazioni. Hanno le mani legate perché purtroppo, come dicevo prima, questo è un problema che si è generato nei decenni passati e che nessuno ha approfondito e gestito in maniera oculata come hanno fatto altri paesi dell'Europa. È talmente radicato che qualsiasi amministrazione che in questo momento va a governare la città riesce, ha un punto di riferimento e non sa come prendere, da quale punto prendere questo problema. Un po' perché non hanno le risorse economiche, cosa che comunque lì bisognerebbe approfondire perché i soldi dalla comunità europea e dalle regioni sono arrivati per gestire i campi Rom e lì potremmo aprire un altro discorso perché sono stati investiti male e perché non hanno risorse anche di uomini. Purtroppo sono abbandonati a sé questi campi, non c'è un presidio, non c'è nessuno che li controlli costantemente. C'è un'unità dei vigili, a quanto sappiamo, di 40 persone circa, di 40 agenti circa che, diciamo, contrastano queste situazioni, ma non sono sufficienti, non possono essere tutti i giorni sui luoghi, sui campi a evitare che queste persone producano questi fuochi. Fumi che potrebbero essere nocivi alla nostra salute? Direi di sì, anche se l'ARPA dopo alcuni, diciamo, interventi nei loro verbali dicono che l'inquinamento non è dovuto ai fumi che si sprigionano nei campi, però purtroppo, e non posso fare nomi, alcuni medici ci hanno contattato e ci hanno detto che nelle malattie, gravi malattie respiratorie, ai cittadini che abitano nei
prezzi di questi campi sono aumentati di dismisura. Vuol dire che qualcosa fanno questi fumi, producono delle sostanze nocive, e sappiamo cosa producono questi fumi, che sono densi e neri, producono di qualsiasi cosa, soprattutto la diossina, che è quella più nociva di tutti, oltre che i fattori PM10 e quant'altro. Purtroppo i rilevamenti dell'ARPA dicono che, soprattutto fatti d'inverno, che secondo me dovrebbero essere fatti d'estate, perché c'è un abbattimento dello smog, soprattutto delle caldaie, che incide molto sui rilievi dell'ARPA, probabilmente potrebbe dirci molto di più. Siamo molto scettici su quelli che sono i verbali dell'ARPA, sinceramente. Purtroppo se i cittadini che ci vedranno questa intervista, vedessero quelli che sono i fumi che quotidianamente si sprigionano da questi campi, si renderebbero conto di quello che noi diciamo, cioè la nocività di questi fumi. Qual è la frequenza di questi fumi? Quotidiana, assolutamente quotidiana, ed è ormai un'esasperazione. Sottolineo, questa nostra battaglia non è una battaglia di razzismo, perché sarebbe assurdo dirlo, è una battaglia che è per i nostri diritti, perché tutti quanti abbiamo i diritti, come anche i nomadi li hanno. Purtroppo però siamo molto vicini all'intolleranza, c'è una linea sottile tra l'intolleranza e il razzismo, e occorre non arrivare a questi punti qui. Purtroppo questo è un problema molto, come dicevo prima, radicato, e avremmo dovuto, diciamo, e dovremmo anche farlo in questo momento, non è troppo tardi, fare una norma a livello nazionale, perché ricordiamoci una cosa, cioè ognuno di noi guarda il proprio orticello. Adesso noi stiamo parlando di strada aeroporto come via Germagnano e come magari via Arton, però è un problema a livello nazionale. Vi posso garantire che conosco personalmente una persona che si batte per la terra dei fuochi della Campania, che oltre i problemi dei nomadi hanno problemi molto più gravi dei nostri, e non si è ancora fatto niente. A livello nazionale in effetti si dovrebbe fare una normativa che regoli e che normalizzi a livello comunale e regionale, e che dia delle indicazioni di base per gestire questi campi. Noi siamo molto indietro confronto alla comunità europea, perché la comunità europea, oltre ad averli gestiti in passato molto bene, poi li hanno già chiusi i campi, li hanno superati i campi. Noi siamo ancora qui a parlare di gestione di questi campi qui, è assurdo. Però bisogna anche conoscere di fatto quelli che sono le problematiche di questi campi, all'interno di questi campi. Ci sono molte etnie, una diversa dall'altra, e alcune di queste etnie, anche loro si lamentano della situazione che è all'interno dei campi, per assurdo. Perché? Perché all'interno dei campi una volta ci sono personaggi o famiglie che sono proprio contro la legge, e sono quelli che producono i fumi. Quante sono le firme che il comitato ha raccolto? Abbiamo raccolto circa qualche migliaio di firme, che adesso depositeremo e manderemo sia alla prefettura che ai ministeri, insieme a tutta la documentazione relativa a questa grande problematica. È una nutrita documentazione che abbiamo raccolto. Tra l'altro abbiamo anche dei grossi problemi, perché è vero che noi ci occupiamo dei campi nomadi, li facciamo chiudere soprattutto per gli abusivi, come quelli di via Lungostura Lazio, che è la più grande d'Italia. Abbiamo fatto contento dei cittadini di quella zona, ma non abbiamo risolto il proprio problema, l'abbiamo solo spostato, perché tutti quei nomadi abusivi purtroppo sono stati delocalizzati in altri campi, diciamo, autorizzati, e però i cittadini ci sono, cioè non i cittadini, queste persone, queste famiglie esistono, sono soltanto state spostate. Il problema è stato spostato da un'altra parte, perché i campi autorizzati purtroppo sono già saturi, non possono recepire centinaia di famiglie, e di conseguenza nascono, così come dei funghi, quasi naturalmente, campi abusivi, perché loro hanno bisogno di una sistemazione. Il problema rimane e non è risolto. Come dicevo prima, il problema bisogna risolverlo dalla base. È come un'erba cattiva che, se ha una radice profonda, si estirpa, diciamo, la testa dell'erba cattiva, ma non riusciamo a estirpare la radice. Di conseguenza nascerà sempre. Bisogna intervenire a livello nazionale, e tutte quelle trasmissioni che fanno, che sono demagogiche, sono inutili, perché purtroppo fomentano soltanto la gente ma non risolvono il problema. Mi dispiace dirlo, ma qua bisogna che si costituisca un comitato di poche persone, ma che vada direttamente ai ministeri e si parli seriamente di questo problema, che è nocivissimo per la gente che ci vive vicino.